Nella giornata di mercoledì 10 maggio, la biblioteca di Baia Flaminia ha presentato una serie di libri tattili realizzati in autonomia e pensati per bambini di età compresa tra 0 e 4 anni, con disabilità fisiche e intellettive. Ha proprio vocazione la socialità e l'inclusione a 360 gradi dei suoi lettori e si è spesa sempre per progetti inclusivi e coinvolgenti, e questo a cui siete stati invitati oggi è proprio un progetto che grazie al finanziamento ministeriale abbiamo avuto, progetto che si chiama appunto Lettura per Tutti e che la biblioteca Braille ha voluto centrare sulla produzione dei libri tattili. Ci siamo impegnati a provare a produrli in casa proprio per aumentare la loro fruibilità, per poter utilizzarli anche con tutti i bambini, perché siamo convinti che la vera integrazione passi proprio dalla condivisione di emozioni e sentimenti condivisi, e non quindi relegare questo tipo di libri che chiamiamo speciali in un apposito scaffale. In biblioteca li teniamo in mezzo agli altri perché vogliamo proprio che siano tutti i bambini a goderne ed a utilizzarli insieme con bambini meno fortunati o comunque che hanno disabilità e quindi trovano in questo strumento un motivo di arricchimento e di sensibilizzazione. La serie di libri, obiettivo finale del progetto Biblioteca Tattile per diversamente leggere e ascoltare, diventa così uno strumento di inclusione e rimozione delle barriere cognitive. Nati da un lavoro di oltre un anno e mezzo e realizzati con grande cura nella scelta dei materiali, tutti i libri utilizzano due tipi di alfabeto scrittura, offrono un apparato iconografico tattile e sono dotati di un QR code che potenzia la lettura sensoriale, permettendo di ascoltare il libro letto da una voce narrante e arricchito da suoni e musiche. Importante è il ruolo degli studenti del liceo artistico Mengaroni, che hanno offerto un supporto notevole per la realizzazione dei libri tattili. Un riconoscimento grande anche perché in qualità di scuola polo dell'inclusione della regione Marche è per noi un onore aver partecipato a questo progetto, un progetto che si avvicina, no, a coloro che hanno dei bisogni diversi, a coloro che attingono all'arte e alla conoscenza con dei linguaggi alternativi. E quindi per noi poter collaborare è stata veramente un'esperienza molto bella. Ringrazio la professoressa Galeazzi e la classe terza C dell'anno scorso, oggi attualmente quarta C, perché veramente ha lavorato con serietà, con impegno, con una lettura anche della diversità bella, creativa e che avvicina, no? Fa dialogare coloro che hanno pensieri e anche, no, percorsi e vissuti diversi. Quindi per noi è stato veramente un onore, quindi grazie per l'opportunità a chi veramente ce l'ha offerta. E qui siamo in una location molto bella che espone le opere realizzate dai ragazzi, per noi è un onore, quindi veramente grazie. Pesaro è sempre sensibile a queste iniziative, oggi è un progetto importante. Nella complessità di questo lavoro, vedere tutta la creatività e tutto lo studio che c'è e anche e soprattutto farne ulteriore elemento di racconto e di conoscenza e di cultura. Quindi insomma pienamente nella missione di una biblioteca che si chiama Braille non a caso ma che percorre tutti gli ambiti possibili e anche sempre nuovi, a seconda anche delle sensibilità e delle conoscenze acquisite e anche dell'inclusione.